Ciao a tutti e bentornati ad un nuovo episodio della serie Livorno State of Mind. Allora ragazzi, voglio rinfrescarvi la memoria o dire, per chi non lo sapesse, come siamo messi. Allora, siamo dopo 8 giornate quinti, a ben 10 punti dalla prima, che è la Juventus. La Juventus sta andando veramente a ritmi impressionanti, cioè ha fatto su 9 partite un pareggio e 8 vittorie. È veramente una cosa impressionante. E vabbè, noi siamo solamente ad una giornata in meno, che comunque può essere significativa, perché se dovessimo vincere anziché 10 punti andremo a 7 punti, però siamo comunque abbastanza indietro, no? Rispetto alla prima, perché il nostro obiettivo comunque quest'anno è vincere il campionato, perlomeno provare a vincere il campionato. E niente, la situazione attuale è che sta qua. Ci eravamo lasciati qui in attesa di iniziare la prossima partita, che appunto ci vedrà giocare contro il Milan. Si parte subito con un bel big match. Quindi, detto questo, iniziamo, guardiamo un po' come siamo messi anche a livello di condizione fisica. E sì, ci siamo. E appunto, come ho detto adesso, iniziamo. Dai, e guardiamo un po' di interrompere almeno il campionato in brutto andamento che purtroppo si è creato. Basta vedere il precedente video. Battono loro il calcio d'inizio. Detto questo, iniziamo. Dai, ragazzi, guardiamo veramente di far vedere a tutti chi siamo e magari di tornare anche a una bella vittoria, che oggi è importante. E vai! Eccoli! Subito! Paolo Dybala! La blocca lui! Dopo 5 minuti! Con un po' di fortuna, perché Eriksen non ha dato quella grandissimissima palla. Una bella palla, ma non era precisissima. Scivolata Dybala, ci porta in vantaggio. Difesa del Milan pietrificata, come il portiere da Diego Lopez immobile. E andiamo, 1-0. E vai! Eccolo lì! 2-0! Eriksen! Boia! Per ora sta andando bene, nel senso, abbiamo creato 2 occasioni e di queste 2 occasioni abbiamo fatto 2 gol. E andiamone! Finisce così il primo tempo, 2-0. Non so se l'avete notato dalle tra virgolette esultanze, no? Delle mie esultanze dove ho fatto 2 gol. Però diciamo che sono contento, ma non sono euforico. Perché? Perché bisogna rimanere con i piedi per terra e bisogna pensare che la partita può cambiare da un momento all'altro, anche se meno male per ora sembrerebbe andare su binari giusti, no? Binari, diciamo, che per ora ci permettano di vincere. E niente, la particolarità di questa partita è che nel primo tempo in totale sono state 2 occasioni, no? Non dire nostre in generale, e di queste 2 occasioni, che sono state solamente appunto le nostre, abbiamo fatto 2 gol. Quindi questa volta finalizzazione 100%. Dai, iniziamo il secondo tempo. Attenzione! Che culo! Vengo davvero per il gioco! Ed è gol! Che culo! 3-0! Questo ragazzo era un tiro per decenni, Ma pensavo posso fare il gioco. Ho detto male tiro, male maledetto, si scherà. Invece no. Ecco, 3-0. Iniziamo così il secondo tempo, subito con questo stramega fortunoso gol di Anash. E andiamo di. Cambio. Data la situazione, voglio fare come sempre dei cambi per far riposare un po' quelli più stanchi, i giocatori più stanchi. Quindi levo Cerny e metto Mastur. Per la prima volta. Un'altra volta voglio fare questa cosa qua, anche se non è correttissima, per far riposare un po' Eriksen. E poi levo Rafinha per mettere Pereira. Sì, ci dovremmo essere. Abner, anche se è stanco, vabbè, faccio giù. Addio. Dopo 71 minuti Milan riesce ad arrivare nella nostra area. Addio, mamma mia. No, mamma mia, un cazzo, si è preso gol. 3-1. Dopo 72 minuti il Milan riesce a fare il primo vero tiro in porta. E come è successo a noi, anche loro fanno gol. Che noi effettivamente abbiamo fatto 3 tiri, 3 gol. Insomma, purtroppo non è aperta la partita, Occhio bimbi.
Mamma mia, vola Dragoschi. Oh, ragazzi, sveliamoci un po', perché è sempre lunga. E vai, Kelechi, dai, andiamola a chiudere. Mamma mia, signori, perché ha tirato di destra lo so nemmeno io. Lo farò? Maremma, cane però, E andiamo, via, siamo tornati a vincere in campionato. Come avevo detto inizio video, dopo un andamento veramente terribile, inguardabile, no? Che si è visto nel precedente episodio, siamo tornati a vincere, siamo tornati a fare 3 punti appunto, e l'abbiamo fatti in una partita importante contro il Milan, quindi fra l'altro regola dovremmo addirittura averli superati, quindi siamo sempre lontani dalla Juve, però ci risiamo, no? Siamo lì, siamo a loro, siamo tornati lì nel gruppettino che lottano per l'eventuale primo posto, ecco, anche se, ripeto, la Juve sembrerebbe già troppo lontana, anche se siamo sempre all'inizio. Vabbè. Ora, come appunto vi avevo detto anche questo nel precedente video, andiamo a fare la seconda partita del video, che appunto ci vedrà giocare contro la Roma. Anche la Roma addirittura, anzi, è messa meglio del Milan, quindi la partita sulla carta sembrerebbe essere un pochino più difficile. Però vabbè, giochiamo in casa, e secondo me in casa non so come, ma si gioca meglio anche nei joy. E niente, detto questo, iniziamo. Anche questa partita è chiaramente importante, e guardiamo di provare a vincere anche questa. Ora c'è anche la, diciamo, la cosa che ci penalizza un po' è il discorso della condizione fisica, perché non so se avete notato, ma c'era solamente un giorno di riposo. Quindi niente, detto questo, iniziamo e speriamo bene. Ah, nebbione. Orario tipo verso il tramonto, lo so, che ne so, alle 6, boh. Insomma, battiamo il calcio, inizio noi, anche se abbiamo già perso palla tra poino. E niente, iniziamo. Dai ragazzi, sì, ora l'abbiamo persa. E vai Hakim! Eccolo lì! Hakim! Mattu! Anche questa partita, alla prima occasione, la buttiamo dentro. E andiamo, bella roba, vai Kelechi! Maremma cane! T'ha levato, ha toccato il pallone sul finale, Bimbe la prova di V. Allora, la porta almeno la va centrata, che tiro centrale e decisamente molto debole. Finisce così il primo tempo. Poche occasioni, ma solamente nostre. La Roma dal punto di vista offensivo fatto la stessa ossa del Milan che ha fatto il primo tempo, ovvero non si è mai vista. Bene, sì. Ora fatemi fare un attimo qualche cambio e far riposare quelli un po' più stanchi, tipo Iheanacho e lo stesso Rafinha, che chiaramente poi andrà a COC e Eriksen diventerà un CDC. E me la rischio e metto Barry Lloyd al posto di Bilal, che anche Bilal poi ci gioca sempre e incomincia a essere stanco. Vai. Mamma mia! Boh, per un momento pensavo andasse dentro lì. Meno male mi sono sbagliato, vai. Comunque si fa vedere la Roma, in attacco. E vai! Tio buono, Maremma cane. Non ce l'ha fatta girare il Samodino. E vai che la Roma è sbilanciata! E vai Dybala! Come sempre! Col... bruttissimi, ma va bene! 2-0! Al 77esimo, sì, dai! Via, partita virtualmente chiusa, però non è ufficialmente chiusa. Quindi, bene o sì, però non addormentiamoci, ragazzi. Prendila! Mamma mia! Non è mai andato fuori. Dragoschi si era fatto anticipato, diciamo. Vai, ora è un assedio. Dove cazzo va Dragoschi? Vai, e tira! Eccolo lì! 3-0, il portiere era su!
perché hanno fatto il calcio d'angolo. Quindi provavano eventualmente a fare il gol. Il difensore ha fatto la discreta cappellata. Diogenes ne ha approfittato, porta libera, schiocco sul piattone sinistro e palla in rete. 3-0, partita chiusa. E andiamo, seconda vittoria consecutiva, seconda vittoria in campionato. E meno male, abbiamo decisamente interrotto quel brutto andamento che purtroppo si era creato. Ale, via, bene, sono contento. Allora, prima di iniziare voglio che guardiate 3 secondi la classifica. L'avete vista? Ecco, allora. Ora vi spiego perché ve l'ho fatta vedere. Non siamo messi così male, no, in classifica. Siamo primi a 5 punti dalla seconda. Allora, data la situazione, data la condizione fisica dei giocatori, che non è sicuramente ottimale, io credo che per quanto bella possa essere, la partita da vincere non è questa. Cioè, piuttosto, cioè, credo che le partite da vincere debbano essere in primis ve la con gli Hertz e poi ve la col Tottenham. Non di certo questa, poi chiaramente se la vinciamo ben venga. E dico questo perché appunto voglio fare veramente dei un mega turnover, ecco. Voglio far riposare tutti quelli più stanchi che ci sono. Quindi faccio questo lavoro qua. No, ve l'ho voluto specificare perché magari uno dice, ma che sei scemo. No, voglio fare solamente questa cosa qua. Insomma, eccola lì, si va in campo così, anzi, vai così. Niente, spero che anche voi, no, condividiate questa mia scelta. Ve l'ho spiegato la situazione, vi ho spiegato il perché e niente. Detto questo, iniziamo, guardiamo un po' cosa succederà. Speriamo di un prend eventualmente se bisogna perdere l'imbarcata. Battiamo il calcio d'inizio noi, iniziamo. Dai, bimbi, proviamoci almeno, nonostante questo mega turnover. Madonna, oh, Dragoschi, cosa fai? Ma perché l'ha bloccata? Mamma mia, diventa uscita, anche questo uscita di nuovo, E vai, Bilal! Mamma mia, che tiri. Oh. E bisogna prendere il gol prima o poi, Che ci riesce a arrivare in porta. Cioè, siamo arrivati una volta però male con Bilal prima, che l'ha tirata veramente male la palla. E niente, era giusto che si prendesse gol. Che Remade è da un po' che pigia. Insomma, 1-0 Real con Higuain. Finisce così il primo tempo, 1-0 Real. Potevo immaginarmi. Preferivo, se non magari, tenere pareggio, non prendere, ok, dici non lo faccio gol, non mi rendo pericoloso, però, cioè, almeno mi difendo. Invece no, si è preso anche gol. Vabbè, andiamo a fare il secondo tempo, vediamo un po' cosa accadrà. E vai, maremma cane, chissà se ci andava. Tira Djordjevic, madonna. Addio. Meno male, vai. Cambio comunque. Voglio far riposare un po' Bilal, che anche se non è stanchissimo, però gioca sempre. Quindi facciamo così, vai. Il resto, sì, anche se stanno per morire, pace. Rimaniamo così. E vai che l'ha levata. Vai, Filippino. Dio monode. E vai. Eccola lì, Eriksen, dall'87esimo. Ma che bello, non me l'aspettavo nemmeno io. Sinceramente giocavo in maniera molto soft. Però ho detto, ma proviamo magari, non lo so, a conquistarci un pareggino, perché comunque il Real Madrid non è così imbattibile, anche giocandoci. Insomma, ed è venuto fuori con Eriksen. Fra l'altro cambio azzeccato a questo punto, oltretutto. E andiamo, ora magari teniamolo, è pareggio, tutti dietro, vai. Via, ce l'abbiamo fatta, Siamo riusciti comunque, secondo me è un buon risultato, anzi, forse un ottimo risultato. Dati i giocatori nel campo, appunto, a
conquistare questo punticino. Un punticino direi piuttosto importante, eh? Perché rimaniamo sicuramente da Real Madrid di 5 punti e mancano 2 partite alla fine, diciamo, del girone. Quindi su 6 punti disponibili noi di distacco ne abbiamo 5. Fate un po' i vostri conti, eh? No, sì, sono contento. Dai, il video per ora sta andando veramente bene. Vabbè, voi non l'avete visto, però Djordjevic ci ha preso una botta, c'aveva il cerottino, no? Quel cosino lì, niente, solamente una botticina, 5 giorni di riposo, quindi questa partita starà fermo. A parte che già di me lo volevo far star fermo, però ora che anche fortunato sono obbligato. Vediamo un po', via. Vedete, hanno recuperato in tanti. Posto di Cerny, però voglio mettere Achimone Mastur. E niente, via, iniziamo. Oh, mi mancava, via. Si torna già sotto l'acqua. Battiamo il calcio, inizio noi. E dai, guardiamo un po' di come si è fatto fino adesso il campionato, di continuare così, eh. Proviamoci almeno. Vai, primo tiro, ma non l'ha presa Dragoschi. Addio! Mamma mia, Dragoschi. Smanaccia. E va Bilal! Eccolo lì! Bilal Lucic! Dopo 13 minuti! Ci porta a battaggio! E andiamo lì! Una grande azione tra l'altro, a fare tutta la squadra! Bravo bravo Dybala, sì, qui è bravo sicuramente bravo Dybala Bilal da solo. Insomma, piattone sinistro. Palla alle spalle del portiere. 1-0. Addio, bravo Dragoschi. Dio buono, dai, nasce, dai. Tira bombetta, però non ha fatto gol. E vai Chimone, mamma mia, tiri. Finisce così il primo tempo. Lo chiudiamo in vantaggio. Bene, via. Sembra che la squadra c'è. Ora vedo che la fine è diventato, cos'è, giallo, arancione. Quindi vuol dire che fra un po' lo sostituisco. Però, per ora rimaniamo così e iniziamo il secondo tempo. Mamma mia, diventa uscita. Attenzione, eh. Sempre Eriksen, proviamo ora. Vediamo se ce la farà. Niente. Sicuramente meglio della punizione di prima, però un po' troppo morbida anche per stavolta. Dio buono, Deo. Oh, Vimbi, va a fare gol per forza, Eriksen. Cambio. Si lava Rafinha, eh. Si fa questo lavoro qui. Schiocchete. Schiocchete. E a rischiocchete. Vai. Attenzione, seconda chance in questa partita su punizione per... No, niente. Va Dybala ora, fate furbi e va munisce, lo faccio anch'io. Via, vai Dybalino, prova. Oh, non ci voglio rede. Scoppiato la traversa, maremma canede. Si poteva sicuramente quasi chiudere la partita. E andiamo, e andiamo. 3 vittorie consecutive in campionato. Meritate, fra l'altro, tutte, eh. Questa partita lì siamo stati meno, diciamo, cattivi, no? Sotto porta, però guardate lì, anche le statistiche, eh. 8 tiri in porta. Già contro la Roma, se non sbaglio, avevamo fatto quei gol lì, ma ne avevamo fatti 6 di tiri. Quindi fatemi un po', tra virgolette, una sorta di fate una sorta di confronto. Insomma, bene così. Adesso andiamo a fare l'ultima partita del video. Quinta ed ultima partita del video, come ho detto prima. Giochiamo in casa contro il Sassuolo. Però prima di iniziare vorrei un attimino farvi notare la classifica. La Juve, meno male, rispetto ad inizio video, sembrerebbe che stia, no? Rallentando, diciamo, i suoi ritmi. Perché comunque, da esserci bene o male, erano 10, però bisognava levarci una partita, perché loro avevano una partita in più, quindi 7 punti. Adesso ce ne sono, rispetto a prima, tra virgolette, solamente 4 di stacco. Siamo tornati comunque, diciamo, tornati, insomma, siamo saliti, siamo risaliti. E niente, bene così. Cerchiamo di concludere il video in bellezza con, perché no, un'altra vittoria. Spero di non portarmi merda da solo dicendo sì. E niente.
vedo che piove, rovesci. Comunque la squadra fisicamente, insomma, a livello di stanchezza c'è, perché la stanchezza non c'è. E niente, iniziamo. Via, speriamo bene, ragazzi, che per ora, soprattutto il campionato, anzi no, in generale, perché anche se in Champions abbiamo pareggiato, va bene uguale. Insomma, il video è, diciamo, decisamente buono. Quindi vediamo come si concluderà. Insomma, da iniziamo, basta chiacchiere. Vabbè, che se è sotto là, comunque siamo in notturna, che se piove è notturna, mi garba un po' di più. Vi ho detto questo, battiamo il calcio, inizio noi, iniziamo. E vai Paulino! Eccola lì! Paolo Dybala! La tocca lui! Al 21esimo del primo tempo! Grande passaggio di Eriksen, eh! Sinceramente sono stato fino all'ultimo col dubbio se era meno fuori gioco. Poi, visto che c'era la possibilità di sfruttare, e quando è così vuol dire che il gol è regolare. Insomma, 1-0, Paolo Dybala. Attenzione! Mamma mia, traversa, ma non è ancora finita, meno male. Meno male, questo è fuori gioco, fuori, non ho capito. Fuori, fuori normale, meno male, via, c'è andata di culo questa volta. E vai Eriksen, Dio buono te, in bocca la tirata. Fuori, piccionaia, chi è? Duncan. Finisce così il primo tempo, 1-0. Poca occasione da entrambe le parti, però ancora una volta riusciamo ad andare in vantaggio noi. Bene così, cerchiamo di tenerlo, perché il Sassuolo ogni tanto sì, è un po' pericoloso, crea qualcosa, quindi occhi aperti, bimbi. Insomma, iniziamo il secondo tempo. E vai Bilallino, come sempre. Dio buono, de. Non so se andava in porta, resta di fatto che per via del difensore non c'è andata. Comunque angolo, guardiamo un po'. Dai che vedi Rafinha. Passa la Cerny e come che palle di merda, messo in lente. Io voglio provare a consare. Tira Sarre! Niente, a riborda, cos'è angolo ancora? Via, ribattiamolo. Vediamo se si crea qualcos'altro. Metti la modino dentro, niente. Sempre lì però. E tira Vaclav! Basta, Vaclav, basta, fa queste acrobazie brutte ed inutili. Niente, via, bimbi. Bilal, riprovaci. E vai! Oh, no! Pensavo andassi dentro. Anzi, pensavo che era andata dentro. Remma canede. Cambio. Allora, io me ne vorrei pentire, però lo voglio fare. Levo Dybala e metto di Djordjevic, che l'abbiamo recuperato. E Mastur al posto di Cerny. E anche così. Vai. No, così o no, perché non so... Ah, me ne va Cicci Cocco, Trecci, boh, Eriksen, vai. Vi aspiriamo di un pentirmene, eh. Anzi, spero di un pentirmene. C'è spazio per andare. Ecco il tiro. Occhio, mamma mia. E tira Kelechi. Madonna santa, e piedi, era forte libera. Volevo provare così da veramente lontano. Piedi delicati di Iheanacho. Non mi hanno permesso di chiudere la partita. Grazie Kelechi. E andiamo di via. È finita. Abbiamo vinto, seppur di misura, anche questa. Il video si conclude in bellezza. E anche se non fa sembrare dal tono della mia voce, sono contento matto. Anche se chiaramente non siamo primi, quindi sì, sono contento, ma preferivo essere più su. Preferivo essere lassù in solitaria. Mi pento di aver forse giocato male o perlomeno di aver perso determinate partite in maniera stupida in passato, tra virgolette, chiaramente riferendomi a questa stagione qua. Comunque, arriviamo alle conclusioni, perché come vi ho detto prima, questa era l'ultima partita del video. Allora, come vedete, la prossima partita ci vedrà giocare contro gli Hearts, i cuori per l'amici, ultimi strasciati nel girone a 0 punti, e a regola... Se dovessimo vincere, non dico pareggio perché non so come funziona il girone di Champions, se c'è il discorso sconti diretti o no, perché per sconti diretti basterebbe anche un pareggio. Se è per differenza reti, siccome non so come siamo messi, meglio vincerla, vabbè. Insomma, a regola, se vinciamo averla, dovremmo essere al 100%, ufficialmente qualificati.
Comunque, quindi già al prossimo video vedremo un po' se anzi, se come andrà la nostra storia in Champions League, perché molto probabilmente poi giocheremo anche contro il Tottenham, quindi finiremo poi il girone. E già questo. E poi vabbè, credo che dopo queste saranno delle partite abbastanza importanti in campionato, perché il campionato a livello di, fatemi vedere, non ve lo fa vedere comunque. Aspettate, fate vedere, vai. Campionato per ora siamo a un punto dalla Juve, però come vedete alla Juve le manca una partita, quindi può benissimo vincere, però siamo lì. Partite successive, oh, un campionato, giochiamo proprio contro la Juve, bella roba, bello, subito big match di campionato. Quindi io vedo l'ora di giocare il prossimo video, sinceramente sì. E niente, questa era quello lì che, diciamo, come sempre, no? Prossimamente, cosa vedete nel prossimo episodio, no? Che di solito metto nelle conquisioni. E niente, adesso arriviamo proprio alle conclusioni vere e proprie. E quindi, come sempre, innanzitutto vi ringrazio per la visualizzazione. E poi vi ricordo di mettere barra fare, se volete, queste tre cose. Ovvero, mettete un bel mi piace al video, condividetelo, ma soprattutto iscrivetevi al canale. Perché? Perché così facendo potrete rimanere aggiornati su tutti i video che caricherò, ma soprattutto su tutti quelli inerenti a questa serie qua, ovvero Livorno State of Mind. Via ragazzi, vi aspetto al prossimo episodio. Spero che anche voi siate curiosi quanto me. Mi sto impappinando come sempre mentre parlo. E niente, ci vediamo al prossimo video. Ciao!